Regà, buonasera e ben trovati a tutti quanti. Stasera video da una location diversa, sto in cucina da mia suocera perché ho cenato qui, ma già mi avevo avvisato che comunque avrei fatto uscire questo video con una info che mi è arrivata, e giustamente per chi non può ascoltare tutte le live, cose personali, studio, università, scuola, lavoro, cazzi e mazzi, giustamente non ci potete stare sempre tutti. E allora ho deciso di fare questo video su questa notizia che mi è arrivata. Sarò super telegrafico, non è che lo faccio durare 10 minuti. Alla fine c'è da parlare, ma è tutto in formato contenuto, non è che tocca allargarsi e fa li poemi o li monologhi. Allora, andiamo dritti al punto. Come avete letto dal titolo, c'è scritto, no? Possibile cambio societario per la Roma, punto di domanda. Ragazzi, mi dicono che è stata presentata un'offerta concreta, reale, che oscilla intorno ai 900 milioni di euro. Quindi si può parlare di 890-880 milioni di euro per l'acquisizione totale della Roma. Che cosa succede? Qual è stata la pronta risposta, però? Perché mi dicono è stata presentata, però è stata anche rifiutata perché la Roma vuole più soldi. Quindi se presume che la Roma chieda più soldi, se non te stanno bene di partenza quasi 900 milioni di euro, io presumo personalmente che magari la richiesta della Roma si possa, capito, aggirare intorno a 1,1 miliardi e 1,2 miliardi, visto che c'è pure comunque sia un progetto stadio che va avanti. È vero che il sì definitivo ancora non ce l'hai, comunque tutto sommato, se mi dicono chiedono più soldi e l'hanno rifiutata perché chiedono più soldi, si vede che la richiesta si potrebbe aggirare intorno a 1,1 miliardi, 1,2 miliardi. Io capisco una cosa, la prima cosa che mi viene è che ovviamente di partenza la proprietà non ha messo nessun cartello vendesi, la proprietà ha un progetto comunque sia, non a breve termine ma a lungo termine, magari su una base decennale, e non vuole vendere la Roma. Ma in tal proposito, però, nel frattempo, comunque, se si presenta qualcuno con qualcosa di concreto, si mettono seduti ed ascoltano. Ovvio che se mi chiedi 1,1 miliardi e 1,2 miliardi, dove non c'è ancora il sì dello stadio per la costruzione dello stadio, mi fai capire che non hai voglia di vendere, a meno che io non soddisfo quelle che sono le tue pretese, allora lì è capace che la Roma la diano via. Adesso c'è da capire soltanto un aspetto, soltanto una cosa, che la nazionalità, allora il nome non lo so, la nazionalità però la so di questo eventuale investitore che vuole comprare la Roma, ma non la posso dire la nazionalità. Non mi cominciano a dire, vi dico subito che non so arabi, non è Medio Oriente, non so americani, non so texani, non è italiano, non è Follieri. Regà, non vola. Quando mi hanno detto a me la nazionalità, ci credevo manco io perché sono rimasto così, ma possibile? Poi mi sono fatto due conti tra me e me e dico sì, è possibile, perché pure qui stanno imballati come pochi, anche perché per presentare un'offerta di 900, quasi 900 milioni di euro, di sicuro non è che c'è le sacocce vuote una volta che hai comprato a Roma. Questo è poco ma sicuro. La nazionalità va, posso dire. La persona diretta non la so, ci stiamo lavorando. Vediamo quello che esce di fuori, vediamo quello che esce fuori. Al momento risulta un rifiuto. Adesso toccherà capire se colui che ha messo quest'offerta sul tavolino è disposto a limare questa forbice che divide domanda e offerta, oppure addirittura la toglie proprio e magari ti accontenta dandoti quello che tu chiedi, che può essere miliardo, miliardo e 100, miliardo e 2. Questo non lo si può sapere. Come semplicemente io te l'ho fatta, tu me l'hai rifiutata, basta, per me è quello. Quello vale la Roma, quello ti do. Se vuoi più soldi, io non ci sto e rimane questo, fino a, che ne so, una settimana, 20 giorni. Altrimenti mi hai detto no, mi rifiuto tutto e me ne vado. Ci stiamo lavorando, vediamo come andrà a finire la storia. Come vediamo come finisce la storia, o se già è finita con questo rifiuto qui. Vediamo. La priorità per la Roma d'oggi non è di essere venduta, ripeto, c'è un progetto a base minimo decennale. Però ovviamente se gli arrivano i soldi che hai capito che non ti aspetti, ma che tu chiedi, potrebbero dar via.
Quindi da voci, voci e voci, se mi capisci a dire, ma qual è la fonte, l'acqua frizzante, la Ferrarelle, che cazzo ne so, la Sant'Agata, la Pepsi, regà. Le fonti, e fonti sono le stesse di quelle che mi hanno permesso di dire con 2 settimane d'anticipo su tutti e su tutto che la Roma aveva preso il main sponsor con derivazione araba. Prima di tutto e tutto, di tutto e tutti, perché poi dopo 2 settimane non è che è uscita. C'è stata proprio ufficialità del main sponsor. Comunque, vediamo come va a finire. Questa era la notizia per chi non l'ha potuto ascoltare in live ieri o l'altro ieri. Fatemi sapere quello che pensate voi. Già vi ho detto, raga, non so, cinesi, arabi, giapponesi, texani, americani, italiani, voi dico no. Russi, no. No. State fuori strada. Non ve l'aspettate. Ponderate. Perché magari se fate una scrematura, anche se il mondo è ampio, se magari fate una scrematura, qualche pensiero lo fate. A momento debito, quando ci saranno altre novità, mi daranno lo start per dirvi altre cose in aggiuntiva, sono il primo che vi dice tutto. Come ho fatto pure con i dettagli del main sponsor, state tranquillo. Al momento voci però dicono questo, voci, dicono questo che vi ho detto stasera. Passo e chiudo, vi auguro una buona serata e se venite, se ci siete, ci vediamo sulla chat viola più tardi per una bella live insieme. E sempre Forza Roma.